Ciao, io sono Marco, milanese, e sono un pilota di tuta alari, nonché guida alpina. Io ho iniziato a volare con la tuta alare e a fare paracadutismo nel 2014, a seguito di un incidente che ho avuto al polso, praticando slackline. La slackline, è questa fettuccia su cui cammini in equilibrio tra due alberi. Cadendomi, sono rotto il polso, ho scoperto in seguito che il paracadute si apriva con la mano destra e io mi ero infortunato il polso sinistro e quindi ho deciso che era il momento buono per iniziare questa pratica che avevo nel cassetto da tanto tempo, però praticando altre attività come l'arrampicata su ghiaccio, su roccia, lo sci, non avevo mai il tempo adeguato a questa disciplina. Quindi, un po' per caso, un po' per fortuna, mi sono approcciato al paracadutismo e da lì poi è iniziato tutto il processo, che è alquanto lungo e impegnativo, per appunto diventare un pilota. L'emozione del salto, dello stacco dalla roccia è difficilmente ovviamente spiegabile, però se vi immaginate quando andate su un'altalena, e siete nella parte alta dove la pancia poi inizia a andare un po' in giro, diciamo, oppure quando si prende un sottopassaggio con la macchina o quando si decolla dall'aereo. Ecco, quella sensazione di vuoto è la sensazione dello stacco tra la roccia e l'aria. E il cambio di elemento è la fase un po' più paurosa di tutto questo, di questa attività. Una volta che poi si è in aria e si sta volando, ci si sente a casa perché sono pratico e quindi mi sento molto bene quando sono in aria. Partiamo dal presupposto che qualsiasi tipo di salto si effettua, e si chiamano salti di base jump, sono fatti col paracadute, quindi sia senza tuta alare che con la tuta alare. Ovviamente la differenza è che con la tuta alare voli, anzi meglio plani, e senza tuta alare precipiti fondamentalmente. Non hai un modo per riuscire a avanzare, diciamo, sul terreno. Queste sono ovviamente la particolarità della tuta alare ed è anche il bello di questa attività, perché per quanto saltare senza tuta alare sia un'emozione e la pratico costantemente, la tuta alare ti dà la possibilità non solo di stare più a lungo in aria, ma anche di disegnare delle linee all'interno delle montagne. Senza il paracadute è possibile saltare moltissime oggetti, vengono chiamati termine tecnico, e in questi oggetti possono essere compresi delle antenne, dei ponti, degli edifici e nel mio caso la mia specialità è sicuramente la montagna. Saltando solo col paracadute, senza tuta alare, ci sono due grossi settaggi del paracadute che grazie a questi permettono di saltare a quote anche molto basse, quindi parliamo di salti di 50, anche 40 metri, fino a infiniti, fino a 1000 metri di altezza, come possono essere le pareti in California di El Capitan, oppure in Norvegia, il Trollwall, o anche il nostro italiano Bretto, che si trova sul lago di Garda ed è una mecca del base jumping mondiale, dove è possibile saltare sia con la tuta alare che senza tuta alare. Una giornata tipica di base jump inizia ovviamente con la salita su una montagna. Questa salita può essere eseguita sia a piedi su un comodo sentiero, ma nel mio caso spesso mi piace salire arrampicato. E questo ovviamente prevede una preparazione fisica, ma soprattutto una preparazione mentale, perché arrampicare slegato spesso su delle pareti è una cosa a cui
bisogna prestare ovviamente molta attenzione. Fortunatamente col tempo ho sviluppato un allenamento mentale che è difficile da allenare, non è come fare una corsa dove puoi scaricare delle tabelle da internet e iniziare un allenamento, ma l'allenamento mentale è un allenamento molto più complicato e complesso, che prevede un'esposizione al rischio graduale, e questo ovviamente per evitare incidenti, ed anche un'esposizione allo stress abbastanza elevato. Fortunatamente ormai, dopo più di 400 salti di base jump e altrettanti dall'aereo, sono riuscito ad avere questa consapevolezza, per cui riesco a rimanere rilassato anche in condizioni di stress elevate. Questo tipo di allenamento lo si può allargare un po' a un concetto più di vita, perché mi piace pensare che allenare la mente a situazioni di stress premeditate può essere utile anche nella vita, quando non decidiamo noi, quando entriamo in una fase di stress dovuta anche a un incidente, per esempio, però abbiamo un background di conoscenze e di consapevolezza che ci permette di rimanere rilassati anche in condizioni di pericolo, e di conseguenza prendere delle decisioni appropriate e non dettate semplicemente dalla paura. L'emozione che io provo nel saltare dalle montagne è sicuramente molto più importante di saltare dall'aeroplano. Saltare dall'aeroplano ha innumerevoli vantaggi: ha il vantaggio della sicurezza, in primis, ha il vantaggio della comodità, perché si arriva all'hangar, si prende un aereo comodamente e seduti si può raggiungere una quota molto più elevata da cui saltare rispetto ai salti dalle montagne. Però il concetto, l'idea di fondo che ci sta dietro, cioè quella di salire e scendere una montagna, è molto più importante per me come alpinista, perché io nasco alpinista, che saltare dall'aereo. L'attività dall'aereo, d'altro canto, ti permette di allenarti a fare, per esempio, delle acrobazie, ti permette di allenarti per migliorare le tue performance, quindi ti permette di allenarti in generale per poi saltare dalle montagne. Diciamo che non esiste nessuno in generale che sia saltato dalle montagne che non sia stato prima un paracadutista. Esistono diverse discipline della tutelare. In particolare differenziamo sempre tra il salto alle montagne e il salto dall'aereo, però sicuramente abbiamo i salti di performance, quindi i salti di velocità, e di glide, viene chiamato, cioè quanto riesci a galleggiare nell'aria, mentre un'altra disciplina importante è sicuramente l'acro, quindi fare acrobazie sì da solo che in coppia che anche in più persone. E per ultima abbiamo la formazione, cioè il volare assieme ad altre persone. Sono stati fatti campionati sia italiani che mondiali, che record di formazione, e il bello di questa attività, come in tantissime altre attività che si possono praticare outdoor, chiamiamolo, hanno moltissime sfaccettature e ognuno può scegliere a seconda del proprio stile quale assecondare. Io personalmente non pratico molto acro, però mi piace disegnare delle linee sulle montagne e volare anche assieme ad altre persone. Quindi diciamo che io non ho mai partecipato a delle gare, perché da quando ho lasciato il rugby professionistico ho abbandonato le competizioni, perché ho capito che non era parte di me. Però sicuramente anche attraverso le competizioni lo sport riesce a progredire, essendo uno sport nuovo e che ha delle evoluzioni anno dopo anno.
La principale evoluzione da quando Patrick de Gallardon ha iniziato a volare con le tute è sicuramente la viene chiamato REM, la tecnologia REM, cioè quella di dividere, e lo potete vedere, scusate, qua dietro nella tuta alare, dividere la tuta in due superfici, una sopra l'altra, in cui all'interno ci passa l'aria. Questo crea la tuta un profilo concavo, come un'ala, e quindi crea portanza. Dopo questa evoluzione, che c'è stata circa 20 anni fa, 15-20 anni fa, c'è stato un susseguirsi di piccoli dettagli ed evoluzioni che hanno raggiunto i giorni nostri con una tecnologia molto avanzata rispetto alle bocche d'ingresso dell'aria per gonfiare la tuta, al profilo, alle dimensioni. Si cerca di avere profili molto sottili in modo da penetrare l'aria nel modo migliore, ma si cerca anche di avere, per certi tipi di voli, una ampia superficie. Questa tuta che vedete alle mie spalle è una tuta che serve per galleggiare molto, quindi diciamo che noi per ogni metro che cadiamo con questa tuta io riesco a farne in avanti più di 3. E quindi grazie a questa tecnologia abbiamo la possibilità di volare molto. Un'altra opzione invece è la tecnologia che permette di carpare, di fare delle curve molto aggressive, e questo serve soprattutto quando si vola vicini al terreno, e sono delle tecnologie come il deflettore, come quello delle macchine concettualmente, e delle pinne poste alla base dei piedi che permettono di mantenere un assetto molto stabile. Esistono tanti tipi di tute di marchi diversi, ma il marchio che volo io, che si chiama Phoenix Fly, è rinomato, diciamo, per la sensazione di stare volando su due binari, e quindi soprattutto nelle curve non perdere nessun metro in derapata, chiamiamolo, perché potrebbe essere pericoloso e perché è un movimento incontrollato. Ecco, quindi diciamo che queste sono le evoluzioni, però dal RAM Technology in poi non c'è più stata una vera grossa evoluzione, ma ce ne sono state tante che si sono susseguite anno dopo anno, perfezionando ogni volta a seconda di quello che i volatori cercavano. Il calcolo delle distanze per le tute alari viene fatto in diversi modi. Ci sono dei calcoli che vengono fatti per saltare effettivamente una montagna, quindi i metri immediatamente dopo il nostro stacco dai piedi, e sono importanti perché per i primi 2 secondi, nonostante noi abbiamo una tuta, cadiamo come cadrebbe chiunque anche senza tuta alare, quindi precipitiamo. Dopo 2 secondi la tuta si gonfia, inizia ad avere portanza e quindi inizia a volare. Noi dobbiamo calcolare attraverso un laser con un inclinometro la quantità di metri che abbiamo nell'esatta verticale e la quantità di metri che abbiamo in orizzontale sotto, quindi quando c'è una cengia, per esempio. Generalmente sotto un salto c'è sempre una parte un po' più piana che sporge. Ecco, quindi noi grazie a questo laser riusciamo a capire la distanza, e grazie a un GPS che portiamo sempre sul casco e che è molto preciso, riusciamo a capire la nostra curva di volo. Se la nostra curva di volo
è superiore ai dati che abbiamo ottenuto con laser, sappiamo che noi possiamo volare fuori da quell'exit, viene chiamato. Mentre se questi sono inferiori, chiaramente è troppo rischioso, e se non ci sono anche le condizioni meteorologiche si rischia di impattare la roccia. Un altro tipo di misurazione viene fatto sulla distanza, quella viene fatta generalmente su Google Maps o insomma altri programmi simili, in cui noi sappiamo che con la tutelare, prendendoci dei margini di sicurezza, noi voliamo a 2-2,5, quindi vuol dire il glide ratio, che vuol dire circa 2 metri per, di avanzamento per ogni metro perso di altitudine, e quindi sappiamo quanto distante possiamo volare da una montagna. Se una montagna è alta 1000 metri, noi sappiamo che possiamo compiere in sicurezza 2-2,5 km. Se l'atterraggio, il prato comodo a cui atterrare è a 3 km, sappiamo che dobbiamo avere delle ottime condizioni meteorologiche e delle ottime qualità di pilotaggio per riuscire ad arrivarci. Se sappiamo che è a 5 km, sappiamo che non ci possiamo arrivare fisicamente. Quindi queste sono sicuramente le due misure principali. Poi invece c'è le due misure invece più a occhio, che vengono con l'esperienza. E la prima è quando aprire il paracadute. È una distanza che varia a seconda dei tipi di atterraggio, però in generale si dice quando ti vengono gli occhi grandi, che fai così, vuol dire che sei troppo vicino al terreno ed è meglio che apri il paracadute. La seconda invece misura che viene presa con l'esperienza è appunto il volare vicino a degli oggetti. Posso assicurare che con un ottimo allenamento si riesce a essere veramente molto precisi e per esempio ai campionati del mondo che vengono fatti in Cina ogni anno c'è la gara di target, che vuol dire che viene posizionato un pannello di polistirolo in mezzo all'aria tenuto da dei fili, e la gara è a chi con un'asta posizionata davanti al casco centra il bersaglio, e vi posso assicurare che il 95% dei piloti riesce a colpire almeno il pannello, che vuol dire che è un pannello di un metro per metro, e quindi posso dire con tranquillità che quando noi voliamo abbiamo una precisione al metro, se non anche al centimetro, perché tanti fanno centro, quindi vuol dire che si parla di una spanna meno, così di centro è circa 5 cm e riescono a colpirlo, quindi la precisione è molto elevata, però viene con l'esperienza, non è una precisione che è innata, diciamo. Dicono che per i surfisti l'onda più bella sia quella che deve venire. Io invece giro un po' questa ottica e dico: sono sempre alla ricerca dell'onda perfetta, e questa onda è l'onda che vale una vita. Non si sa quando arriva, ma si sa che se si continua a surfare, in questo caso se continua a volare, arriverà. E quindi continuo con passione questa attività e continuo a volare le montagne. Volare le montagne, che tra l'altro è un libro che ho scritto e che troverete a marzo nelle librerie, che parla proprio di questo concetto, cioè del concetto di vivere una vita intensa e di cercare, non importa l'onda più grande, non è una gara chi è più forte, ma è una gara con se stessi a cercare l'onda che va bene per noi stessi. Quindi gli possono piacere le onde grandi, uno gli possono piacere le onde veloci, uno gli possono piacere le onde strane, oppure quelle piccole perché gli piace rilassarsi e divertirsi semplicemente nella natura. L'importante è cercare un'onda, non esserne travolti. Un saluto caro a tutti, vi aspetto il 20 febbraio su Sky Sport Arena, e mi raccomando, guardate il cielo, che magari una tutelare arriverà sopra la testa. Ciao! I limiti esistono solo nella nostra mente.